Buonasera cari amici del Calcio a 5, benvenuti a una nuova puntata del format Coba Live, una trasmissione a cadenza settimanale che si occupa di scandagliare le vicende interne del mondo del Coba, una società di Calcio a 5 sangiorgese che ben si sta comportando in Serie C1 e al limite della griglia playoff e lotterà fino alla fine, insomma, per entrare poi negli spareggi di categoria per poi cercare di sopravanzare in Serie B. Però chiudiamo la parentesi della prima squadra perché quest'oggi ci occupiamo di settore giovanile, un altro fiore all'occhiello di questa società che è nato proprio quest'estate grazie alla volontà del presidente Manlio De Robertis e del direttore Roberto Bagarini, e lo faremo tramite i nostri protagonisti diretti che vado subito a presentare. Con noi quest'oggi c'è l'allenatore dell'Under 21 Sandro Tempera, ben ritrovato mister. Salve. E un caro saluto anche al portiere Valerio Condamatteo, da non confondere chiaramente col fratello maggiore Vittorio, anche egli estremo difensore. Buonasera Valerio. Buonasera. Direi allora di fare il bando alle ciance. E mister Tempera, la prima domanda è un po' scontata se vogliamo. All'inizio eri il vice di Enzo Bargoni sulla panca della prima squadra. Dimissioni di Bargoni, allo stesso momento giù di lì addio di Favetti sulla panca dell'Under 21, per motivi di lavoro, e ti hanno aperto questa nuova strada. Come l'hai presa? Se con magari con nuovi stimoli o non so. No, diciamo questa avventura dopo Favetti, chiaramente, che ha lavorato benissimo, perché lui ha trovato una squadra giovane e inesperta nel calcio a 5. Dopo l'uscita insieme a Enzo Bargoni dalla prima squadra sono stato chiamato da Roberto Bagarini per farsi dare una mano a questa squadra. No, è stata un'avventura chiaramente che da me scontento, perché io ho allenato già i ragazzi della Mandolesi qualche anno fa, un'avventura stimolante veramente, veramente. Ho trovato un gruppo eccezionale, molto con tanta voglia di cimentarsi con squadre veramente preparate, perché in Under 21 questa squadra sta incontrando squadre preparate che da anni fanno l'Under 21, quindi sono per loro è il primo approccio e siamo contenti, siamo godere per il momento. Sì. Anche perché mister, molti giocatori vengono dal calcio 11, no? Quindi magari all'inizio non è stato facile assimilare poi un gruppo nuovo, però mi sembra che adesso i risultati si cominciano a vedere. Sì, dopo un inizio non facile, perché adattare i ragazzi a determinati giochi non era facile, però adesso i ragazzi veramente si sono adattati e cominciano a dare i risultati vengono dopo lavoro settimanale dove sono sempre presenti i ragazzi e veramente, veramente lavorano e alla fine vengono i risultati. Ok, una domanda anche per Valerio, chiaramente, sei uno dei tre portieri dell'Under 21 insieme proprio a tuo fratello Vittorio e a Fabio Fortuna. Che tipo di concorrenza è la vostra? Insomma, alla fine in porta ne va solo uno, come la vivete? La vivo che sono io quello che gioca alla fine. No, ovviamente è una concorrenza del tutto pulita, perché prima di essere dei giocatori siamo comunque delle persone e ci rispettiamo a vicenda, sia con mio fratello e soprattutto anche con Fabio, che è più preparato di sicuro di me, e per questo ci rispettiamo molto. Recentemente per te poi un'esperienza nella selezione, nella rappresentativa di categoria, com'è andata? Se avrai poi altre opportunità di farti vedere? È andata direi abbastanza bene, con buoni risultati, anche se ho avuto alcuni problemi a livello fisico, comunque ci tenevo a stare nella rappresentativa, e adesso il 27 gennaio tornerò un'altra volta in Ancona. Anche tu poi sei un atleta che viene dal calcio 11. Sì. Come, insomma, ripercorri un po' le tappe della tua carriera? Io ho giocato fin da bambino, fino a quando avevo 7-8 anni, con la società sportiva Borgo Rosselli. E poi alla fine dell'ultimo anno avevo cominciato ad avere qualche dubbio sul continuare la mia carriera nel calcio 11. E alla fine ho preferito cambiare aria, senza ovviamente avere nulla di male per la vecchia società, di cui nutro un sentimento fantastico, perché mi hanno cresciuto come il ragazzo che sono ora. Belle parole. E la differenza invece tra il portiere di calcio a 11 e il portiere di calcio a 5? È abissale, i movimenti sono nettamente diversi,
E le parate che ci sono nel calcio 11, belle, quelle magari sotto l'incrocio, non le vedi spesso nel calcio 5, come quelle che ci sono nel calcio 5, magari con una spaccata oppure con un'uscita in croce, non esistono, o si vedono adesso molto poco nel calcio 11. Magari i portieri più forti del mondo lo fanno. Mister, torniamo a te. So che è una domanda che gli allenatori poi tentano sempre di raggirare, no? Però oggi vogliamo qualche nome di questi ragazzi. Quali sono i giocatori che magari ti hanno sorpreso di più, quelli che hanno riscontrato i maggiori miglioramenti? Se c'è qualcuno che da qui a breve può affermarsi nel calcio a 5 regionale, non solo. Ma ripeto, come ripeto prima, sono ragazzi che vengono al calcio 11, si cimentano il primo anno per molti di loro, tolto Nicolas Di Toro che ha un po' di esperienza nel calcio a 5, poi è arrivato anche Anthony Iommi che è arrivato a novembre, che sono i ragazzi che più hanno giocato al calcio a 5. Gli altri sono tutti giovani che si stanno cimentando per il primo anno e veramente sono sbalorditi perché sono tecnicamente sono molto molto bravi tecnicamente. Quindi messi singolarmente sono superiori a tanti tanti giocatori. Poi devono fare ancora questo, giocare insieme in gruppo a calcio a 5. Io posso citare anche, che ho visto grandi miglioramenti, sia Giulio Mancini, che oggi è stato chiamato anche con la rappresentativa, quindi questo ci fa un enorme piacere, grande soddisfazione per la società, che oltre anche a Valerio sono i due ragazzi che sono stati chiamati. C'è anche Tulli Davide che sta facendo un grandissimo campionato, ma ne potrei citare tantissimi, perché Nicolas, Tulli, Mancini, ma anche poi in questo gruppo quello che tengo molto a precisare, che anche i ragazzi che giocano di meno, ma sono i ragazzi che in panchina, quando si segna, sono i primi che esultano, sono i primi che corrono a abbracciare i ragazzi, sono quelli che incitano la squadra. Questo è un gruppo formato da veramente da una squadra adesso, forse all'inizio è quello che mancava, adesso sono una squadra, si aiutano uno con l'altro e questa è la grande forza in questo momento e col tempo sicuramente miglioreranno ancora di più. Capriotti L'unico neo forse è l'infortunio di Capriotti Luca. che era una pedina fondamentale in questa squadra, purtroppo questo infortunio ce lo tiene lontano, sicuramente fino alla fine del campionato, è un ragazzo eccezionale. Un grande carisma in campo, grande voglia, un supporto per tutti i compagni. Purtroppo in questo momento, rimane fuori, ma speriamo che lo rivediamo presto in campo, perché lo merita. Speriamo vivamente, quindi un in bocca al lupo anche a lui. Sicuramente, sicuramente. Invece, l'obiettivo sportivo per la tua under a livello di risultati? I playoff? Beh, io quando l'ho presa all'inizio, ma anche credo la società, all'inizio questa è una squadra giovane. Era il primo anno, quindi non c'è limite di classifica, neanche la guardavamo la classifica, come tuttora dico non guardarla. Chiaramente adesso siamo lì tra le prime, vedo che i ragazzi sono contenti, quindi hanno voglia di rimanere tra i primi. Il playoff sì, sicuramente è il primo obiettivo che in questo momento rimane. Passiamo a Valerio. Solitamente tutti i ragazzini da piccoli vogliono fare i gol, no? Vogliono fare gli attaccanti. Tu come sei diventato portiere? Io ho la sfortuna di avere un fratello più grande e di essere anche il più piccolo nella mia famiglia e quindi tutte le volte che magari andavo al campetto con il mio fratello o i miei cugini, io ero il portiere di turno e quindi purtroppo ci ho convissuto fin da piccolo. A proposito di tuo fratello, lui è uno dei fondatori del Cobà. Poi c'è anche tuo padre che è un collaboratore tecnico, mi sembra, no? Un preparatore dei Preparatore portieri. di portieri. Per te questa è una responsabilità in più oppure no? Per me no, perché io fuori dal campetto di parquet sono un giocatore del Cobà, al di fuori sono il figlio di, il fratello di, quindi per me è come se fossero due cose differenti che non si dovrebbero mischiare. Ok, il tempo a nostra disposizione è quindi concluso per oggi. Ringrazio i nostri ospiti che ci hanno fatto compagnia, quindi grazie a te, mister Sandro Tempera, Grazie a voi, e grazie grazie al giocatore Valerio a Condamatteo. Rinnovo l'appuntamento per Coba Live per la prossima settimana e di nuovo arrivederci a tutti.